Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Dove vi porto oggi? Vi porto in Francia, vi porto alla premiere, al meeting pilot, gruppo pilot. Quello che vedete alle mie spalle è il primo enorme, gigantesco, insomma un motorhome di quelli seri, di quelli che non si guidano con la patente B, ma ci vuole una patente ovviamente di classe superiore, quindi la C per intenderci. E lo so, siete curiosi di vederlo. Intanto all'esterno devo dire che la cosa che mi piace di più, al di là della linea classica del motorhome che conosciamo, ma è il frontale, che ha questa linea molto automobilistica con questi fari da cattivo, chiamiamo così. Poi invece l'altra cosa che mi ha particolarmente colpito, sempre all'esterno, è la parte posteriore, che è ben carenata e rastrenata, insomma coordinata bene con il resto della cellula del veicolo. Guardate, è pulita, non ha assolutamente fronzoli. Quello che vedete è l'enorme portellone posteriore che ha l'accesso al garage sotto al letto. Allora, intanto vi dico qualche descrizione tecnica, perché so che qualcuno è malato un po' di numeri, e vi dico subito che siamo a 9,30 metri di lunghezza, 3,42 metri di altezza. Abbiamo un frigorifero a 190 litri, 5 posti letto, 4 posti letto, scusate, 5 posti viaggio. Vi dico ancora che sono 180 cavalli di potenza per quanto riguarda la parte del motore, e soprattutto siamo oltre 10.000 kg, 10.700 kg di peso che vi portate via su strada. Ora sono saliti due signori, ma aspetto che intanto finiscano loro, poi ve lo racconterò. Intanto continuo ancora a dirvi che tra le dotazioni, io ve lo traduco dal mio inglese, dal mio francese molto noio vuole voir savoir. Allora, il motore, come vi ho detto, è 180 cavalli. Vi dico subito che ci sono sospensioni pneumatiche. La figata la vedrete dopo: il volante che si stacca dal piantone per facilitare la rotazione dei sedili. TV 22 pollici DVD. Il meccanismo della TV è spettacolare, perché sparisce e compare con un semplice gesto. Tutte le antenne sono silenziate, cioè la chiusura è assistita, qualsiasi antenna che vuoi aprire. Ovviamente GPS, vi stavo dicendo, e tra le cose che sono, insomma, da prendere sotto, come dire, come accessorio top, la selleria che è completamente in pelle. Ora vi accompagno a bordo e ve lo faccio vedere. Tanto la planimetria è abitativa, è la stessa che conosciamo, diciamo un po' così, più comune in motorhome. Allora, ci sono dei dettagli, ve lo dico subito. Dettagli come salite a bordo, e già la parte della scalinata si intravede un doppio pavimento dove poter posizionare per esempio le scarpe che avete prima di salire, così evitate di sporcare dappertutto. Poi, salendo sempre a bordo, trovate sotto nel pavimento una serie di botole di questo tipo che vanno di ispezione nel pavimento per una serie di vani. Quello che invece vedete qua davanti è la dinette, che ve lo dico a fare, contiamo i posti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 posti da mangiare, molto molto comodi. D'altronde lo vedete anche da questo divanetto, rivestito completamente tutto in pelle, che è proprio come un divano da casa, con tanto di suoi appoggi a braccia. Là davanti vedete che c'è il volante, e quello che vi spiegavo, che è staccabile dal piantone per facilitare la rotazione dei sedili. Sopra in alto c'è il letto matrimoniale classico del motorhome. Appena entrati invece, da questa parte trovate il vano della TV. Il vano della TV ha la particolarità che si apre a soffietto, e poi dopo, quando si chiude, ha la chiusura scomparsa facilitata. Proseguendo, c'è questa cucina che vi devo dire, come la dinette, siamo a livello casalingo, con coprilavello diviso in due parti in modo tale che si possa utilizzare maggiormente il piano della cucina. Il piano della cucina è in materiale antiresistente, antigraffio, molto piacevole al tatto, e una resina. Tutti gli stivaggi, come vi dicevo, sono tutti silenziati nei cassetti di apertura e di chiusura. Volete sapere quanto sono profondi? Guardate, il mio avambraccio è questo ed è esattamente largo come un mio braccio di profondità ai cassetti, quindi sono veramente enormi come stivaggio. Poi ci sono tutta una serie di pensili, anche questi tutti con i vani, i portaoggetti e i bordi di contenimento.
pensili che, come vi dicevo, sono silenziati anch'essi. In qualsiasi angolo che voi salite a bordo di questo veicolo trovate sempre le pensili silenziati, chiusure. Questo invece è il portaimmondizia che trovate con una serie di separatori all'interno per poter caricare al meglio la roba nei vani portaoggetti o nei vani della cucina. Il frigorifero separato dal freezer da 190 litri e sopra trovate anche il forno. Altro punto forte di questo motorhome è la parte posteriore. Allora, io accedo nella parte posteriore che in mezzo ci sono i servizi. Servizi che si possono suddividere con una porta così scorrevole a scrigno, ma soprattutto entrando nella zona del bagno, e il bagno vi faccio vedere, c'è una doccia spaziale, un lavello altrettanto comodo con sottolavelli, con cassetti per poter mettere tutto il materiale che voi volete per il bagno. Di fronte al bagno c'è l'antina dove vi porta l'antina d'ingresso, dove vi porta esattamente nel locale con il WC e il riscaldamento ad alde ad acqua, quindi come quello di casa per intenderci. L'anta, se si apre, va a separare la zona del bagno dove vedete che sono io adesso. Se invece la chiudo e chiudo il locale della toilette, ottengo tutto un locale unico. Che succede invece nella parte posteriore? È suddivisa anch'essa con una porta scorrevole, come vi ho fatto vedere prima, a scrigno, e si arriva nell'enorme letto matrimoniale con sotto il gavone. Siamo in un motorhome di fascia alta altissima. Vediamo di uscire così vi faccio vedere qualcos'altro. Allora, intanto qualcuno mi chiede, spesso mi chiede i prezzi. Dunque, quando si parla di un prezzo di un camper, si parla sempre di un prezzo di listino, ma fondamentalmente il camper va personalizzato con i propri accessori, in particolar modo su una fascia così alta. Altra cosa fondamentale, visto che vi dico il nome, è facilmente raggiungibile dai siti internet, quindi dove trovate il prezzo al centesimo e anche aggiornato, perché quello che vi direi oggi non andrebbe bene probabilmente tra 6 mesi. Quindi si chiama Les Voyageurs Line Q9.3 QD, Quaderno Domodossola Car. Se volete andare a vedere prezzo aggiornato al momento stesso in cui vedete il video, ed ecco il motivo principale per cui spesso non vi do il parametro del prezzo. Ora proseguo perché guardate, c'è tutto il mondo del gruppo Pilot lì, Pilot, come lo volete chiamare, e vi porto a vedere il resto. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao.